Fondazione Comunista. Oggi siamo in tutta Italia impegnati in presidi per la pace e contro la guerra. Stamattina eravamo davanti al comando NATO. Innanzitutto dobbiamo respingere un ricatto, quello che bisogna tifare per la Russia o per gli Stati Uniti. No, noi diciamo che tifiamo per la pace e la cooperazione tra i popoli, noi tifiamo contro la guerra, perché né i russi, né gli ucraini, né gli abitanti del Donbass, nessun popolo ha da guadagnare dalla guerra. La guerra produce solo morte e distruzione e affari per i mercanti di armi, per l'industria bellica. Le multinazionali americane delle armi, lo hanno pubblicato molti siti statunitensi, festeggiano questa tensione perché aumentano le vendite di armi in tutta Europa a seguito di questa crisi in Ucraina. Noi dobbiamo contrapporre un'altra logica che è scolpita nella nostra Costituzione. Noi ripudiamo la guerra e chiediamo che il nostro governo si comporti nel rispetto della Costituzione, quindi ritirando le truppe e le navi italiane dall'Europa orientale, tagliando le spese militari che aumentano scandalosamente anche quest'anno col governo Draghi, molto più di quanto aumentano, perché quelle non aumentano purtroppo gli investimenti per la sanità e per i bisogni sociali del popolo. E chiediamo che l'Italia, che fa parte della NATO, assuma una posizione chiara contro l'espansione della NATO. Mi parla ovviamente per lo scioglimento dell'Alleanza Atlantica, ma una cosa vogliamo dire a quelli che sono a favore di questo blocco: non è possibile pensare che la NATO arrivi ai confini della Russia, e non lo diciamo perché siamo amici di Putin, lo diciamo perché abbiamo bisogno di neutralità, abbiamo bisogno di un'Ucraina neutrale, e lo diciamo, noi lottiamo per un'Italia neutrale che faccia una politica di pace, che non esporti più militari e armi, ma esporti medici, esporti aiuti umanitari, un'Italia che faccia una politica diversa da quella che si è fatta fino a questo momento. E abbiamo bisogno di un grande movimento per la pace nel nostro paese e in Europa. Tutte le forze politiche in Parlamento oramai portano l'elmetto, la stampa e le televisioni sono piene di propaganda di guerra. Noi dobbiamo fare informazione di pace, dobbiamo far capire che i popoli hanno solo da perdere da questa logica che sta producendo conseguenze pericolose. Guardate, chi scherza e dice tanto la guerra non ci sarà è un irresponsabile, perché anche nel 1914 nessuno pensava che ci sarebbe stata la prima guerra mondiale, nessuno se l'aspettava neanche in altre occasioni. Lavoriamo per smontare questa logica di guerra. E concludo ricordando una cosa: in tutte le manifestazioni dobbiamo ricordare che c'è un giornalista prigioniero in questo momento in un carcere inglese, si chiama Julian Assange, che è prigioniero per aver rivelato i crimini delle guerre negli ultimi 30 anni. Ebbene, la libertà di Julian Assange è una lotta per la liberazione dei popoli ed è una lotta per la pace in tutto il mondo. Grazie.